Si chiedono del futuro, si chiedono cosa succederà, e allora io ti giro questa domanda. Perché ieri a Ravenna, col fatto che pioveva, moltissimi tifosi sono venuti al coperto, e allora cosa facciamo? Come ci sistemiamo? Ho detto, guarda, domani sera c'è Ferrari, giro. Che cosa succederà? Cercheremo di continuare così, di continuare così su due piani. Chiaramente cercheremo di essere una squadra competitiva, questo lo abbiamo già detto. È difficile dire vogliamo vincere, però vogliamo provare a vincere. Ma soprattutto noi vogliamo continuare a ricercare quell'alchimia fortissima che si è creata con la città, secondo me, che è la cosa più bella di quest'anno. Quest'anno è un risultato tecnico non scontato, però potevi vincere in tanti modi. Secondo me, quello che è successo progressivamente, partita dopo partita, è stato un ritrovare un'unità tra la città di Parma e la sua squadra di calcio. E se noi non perdiamo di vista questo obiettivo, secondo me è il punto centrale del nostro progetto. Poi è chiaro che a calcio si gioca per vincere, e quindi attraverso le vittorie tu alimenti un entusiasmo che si vede in tutte le iniziative che facciamo. Senti, te l'aspettavi, forse anche la scelta degli uomini che voi avete fatto, era già un messaggio in questo senso, però te l'aspettavi questa risposta. Facciamo un passo indietro, torniamo quando si allenava in 5 a Collecchio ed è Allora, iniziata la campagna guardia. no, forse non me l'aspettavo, però lo sognavo. Credo che ci fosse in tutta Parma un anno fa proprio la voglia di dimostrare a tutti che noi non eravamo quello che era successo, quello che era stato dipinto di Parma in giro per il mondo. Parma ha sempre risposto, tra l'altro, tradizionalmente, nei momenti difficili Parma risponde. Secondo me è riuscire a veicolare il messaggio che la città di Parma si riprenderà Parma, che è stato il punto centrale. Parma oggi non è di un singolo imprenditore, non è il giocattolo di nessuno. Tutti hanno fatto la loro parte e oggi Parma è di Parma. Questo orgoglio cittadino che ci accompagna lo sentiamo molto e dobbiamo fare di tutto per non deluderlo. Io ti voglio chiedere un'altra cosa, perché questo Parma è vero che ha vinto, da fuori sembra anche facilmente, ma non era così scontato. Quando avete cominciato a preparare la squadra, mi sembra che il primo grande passaggio di vero professionismo sia stato che la proprietà era la proprietà, lo staff tecnico era lo staff tecnico, i dirigenti tecnici erano i dirigenti tecnici e ognuno aveva la sua competenza. Sì, assolutamente così. È assolutamente così. Noi crediamo che vadano assolutamente separate nel calcio, come in ogni altra attività, gli azionisti, una proprietà, dal management che gestisce le cose e quindi deve essere competente in quello che fa. Francamente, io se una squadra di calcio che mi vedesse coinvolto in scelte tecniche ne dubiterei, nel senso che sono un tifoso, ma credo di Siamo tutti capirne. allenatori. Lì secondo me ha funzionato molto bene, non c'è nessuno degli azionisti che chiede o conosce la formazione o darò a Guglielmo il nome di mercato. Noi funzioniamo in modo semplice, c'è una parte organizzativa e di marketing amministrativa che è supervisionata da Luca Carra, c'è invece una parte tecnico-sportiva che è gestita da Menotti e Grassi con la supervisione di Nelio Scarpa. L'azionista deve fare meno danni possibili, ossia deve, in base all'obiettivo che si dà di ogni anno, deve decidere un budget, parlando anche con il management, adatto al raggiungimento dell'obiettivo. Poi tendenzialmente meno si intromette, secondo me meglio fa. Dovrebbe essere scontato, ma Nel calcio italiano non è proprio non così. è proprio così. Noi per adesso questa strategia ha dato buoni frutti. Vedremo di Non esiste. mantenerla, Io ho assolutamente. 25 e poi giochiamo un po' su questo. Allora,